Agosto. Ben ritrovati gentili telespettatori al nostro consueto appuntamento con il rotocalco settimanale Obiettivo Agricoltura. Sarà una puntata dedicata ai prodotti tipici del nostro territorio. Ovviamente parliamo di Piemonte e Liguria. Entriamo nel merito dell'argomento e ci spostiamo a Torino, nel capoluogo subalpino, per il mercato di Campagna Amica in piazza Palazzo di Città, dove batte il cuore di Torino. Piazza Palazzo di Città, un tempo conosciuto come Piazza delle Erbe, è una piccola piazza costruita al centro dell'antica pianta romana e medievale di Torino. La sua storia racconta di mercati, re, sabao di luminarie. Nata in epoca romana, utilizzata probabilmente come foro cittadino, nel periodo medievale della città assunse un ruolo fondamentale come centro nevralgico dei commerci cittadini, comprendendo al tempo anche l'attuale piazzetta del Corpus Domini, poco distante, affollata di venditori e bancarelle di ortaggi, era detta infatti piazza dell'erbe. D'altro canto anche l'attuale piazzetta del Corpus Domini era chiamata piazza del grano. Scelta poi come sede del Palazzo Civico con un municipio seicentesco che sostituì il precedente in stile gotico e che venne. Costruito nella posizione della piazza in cui ancora oggi si trova nel XVII-XVIII secolo, la piazza venne interessata dal profondo rinnovamento urbanistico che coinvolse l'intera città. Nel 1853 la piazza si arricchì di un ulteriore gioiello, dono di Carlo Alberto di Savoia alla città per il suo matrimonio. Si tratta del monumento al Conte Verde, opera dell'architetto Pelagio Pelagi. Piazza Palazzo di Città rappresenta oggi una delle piazze più torinesi della città. Pochi altri luoghi possono vantare una storia ricca di cambiamenti come l'antica Piazza delle Erbe. In Piazza delle Erbe i produttori in vendita diretta della Colderetti ci arrivano dal 1988 con frequenza stagionale quattro volte l'anno. Sulle bancarelle ortofrutta, le produzioni florovivaistiche. Dal 1997, sempre con quattro appuntamenti annuali, si amplia la gamma di prodotti venduti, comprendendo quasi tutte le produzioni agricole del territorio e i trasformati. Nel 2007, il mercato dei produttori in vendita diretta diventa un appuntamento mensile ogni prima domenica del mese, assumendo la denominazione di Mercato dei produttori agricoli di Campania Amica. Da qui a fine anno il mercato in piazza Palazzo di Città è previsto domenica 1 settembre, domenica 6 ottobre, domenica 3 novembre e domenica 1 dicembre. Ecco le interviste raccolte con alcuni degli agricoltori in vendita diretta di piazza Palazzo di Città. Perché è importante Piazza delle Erbe? Perché Piazza delle Erbe è il simbolo di Torino. Eh, diciamo che sto mercato qua è iniziato 30 anni fa, noi come azienda siamo 20 anni che partecipiamo e hai la tua clientela che viene a cercarti e poi il fascino di questa piazza è particolare ecco, Che cosa proponete ai consumatori torinesi? Ma noi diciamo che abbiamo un allevamento di suini e per adesso... Ci facevamo fare la trasformazione, da adesso in avanti abbiamo fatto il laboratorio perché io ho la fortuna di avere mio figlio che ha dieci anni che mi segue, mia figlia adesso è in ufficio però è sempre con noi, perciò siamo un bel nucleo familiare, abbiamo un po' di, un po di dipendenti e ci siamo, diciamo che se ti fai te la roba puoi garantire meglio che portarla a far trasformare. Che cosa chiedono i consumatori torinesi quando vengono al vostro banco? I consumatori torinesi chiedono qualità e prezzo. Certe volte è difficile coniugare il tutto, però noi abbiamo una bella clientela e ci vengono a trovare tutti i mesi e se gli dai un prodotto buono la gente mangia ancora, per fortuna. Beh, Piazza delle Erbe è storica, i clienti... I consumatori vengono proprio a cercarci per avere i prodotti di qualità. Ecco, che cos'è che proponete ai consumatori torinesi? Il miele, il polline, la papa reale. C'è qualche prodotto che avete solo voi? E sì, il, um, il miele con i petali della rosa da macena tritati, tritato ecco. dentro. Sì. Quando il consumatore viene nel vostro banco, che cosa vi chiede? Beh, solitamente i miei balsamici, le marmellate senza zucchero, eh, i succhi di mirtillo. Fa domande rispetto a come producete le cose? Sì, certo, è una cosa molto importante. Chissà spiegare come produce e perché produce realmente. Perché è importante Piazza delle Erbe? Sicuramente per il contatto delle persone qui in piazza Palazzo di Città passa tantissima gente, compresi i turisti visto che Torino ha i musei aperti la prima domenica del mese. Che cosa proponete ai consumatori torinesi? Noi abbiamo vino, DOC e di e nocciole. Che cosa vi chiede la gente quando viene al vostro gazebo? Ci chiede un prodotto sano, di qualità e soprattutto il rapporto qualità-prezzo che sia appetibile. È una piazza storica, è forse la più antica di Torino, insieme a Porta Palazzo, ed è una delle piazze più ambite per tutti i produttori poter partecipare. Che cosa proponete ai consumatori torinesi? Noi, in particolare, proponiamo una produzione un po' alternativa: nel senso che lavoriamo alcune erbe spontanee, come il tarassaco, come la portulaca, come la borragine Che cosa chiede il consumatore torinese quando viene al tuo banco? Ma è sicuramente è una clientela un po' particolare, nel senso che è motivata appunto da cercare un, un alimento che sia anche utile per la salute e allora in queste erbe spontanee sicuramente c'è un qualcosa di buono per ognuno di noi, voglio dire a livello di salute. Quali sono le domande più frequenti dei consumatori torinesi? È che quello che noi proponiamo si è raccolto in una situazione protetta e noi essendo produttori biologici abbiamo terreni dove coltiviamo anche delle cose tradizionali come lo zucchino, il pan di zucchero, la verza, però in questi campi in contemporanea, quando è ora, quando è il momento, nascono anche delle erbe spontanee che vengono poi lavorate in laboratorio e sicuramente sono in una, prote... in una situazione protetta, nel senso che non sono raccolte ai bordi della strada o un cavalcavia dell'autostrada o cose del genere. Ecco. Negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità dei consumatori rispetto al biologico? Sicuramente sì, c'è questo tipo di attenzione e anche perché vengono... Più spesso, molto, molto spesso, vengono eh, proposte anche dai media questo tipo di possibilità, delle caratteristiche che possono avere un, un tipo di vegetale, non so come la portulaca o, o altri, il tarassaco o il papavero, voglio dire c'è questo tipo di attenzione. C'è qualche prodotto che avete solo voi? Ma per esempio, noi abbiamo fatto un prodotto ehm, che coltiviamo, ma che è una pianta spontanea in Africa, come l'ocra. È una delle prime piazze che, in cui è stato fatto il mercato di Campagna Amica, è quella più conosciuta, infatti, la maggior parte della mia clientela in realtà conosce più questa piazza che eh, le altre. È una piazza di grande passaggio, poi siamo davanti al comune di Torino, quindi insomma, direi che è una piazza importante soprattutto per quello. Che cosa proponete ai consumatori torinesi? Io personalmente propongo ortaggi e frutta di qualità eh, in un'azienda completamente biologica, con un laboratorio di trasformazione che trasforma il proprio prodotto, di conseguenza è tutto prodotto a chilometro zero ed è coltivato nel modo in cui veniva coltivato una volta sostanzialmente. Cosa chiede il consumatore quando viene ad acquistare il tuo banco? Beh, innanzitutto vuole sapere l'origine del prodotto. Per il consumatore è diventato molto importante sapere da dove arriva quello che porta sulla propria tavola e L'altra questione è il fatto che sia coltivato biologicamente. Il biologico è molto importante per la tipologia di consumatori dei mercati di campagna amica. Rimaniamo ancora in provincia di Cugno, ci spostiamo in Valle Bronda per parlare delle susine damaschine, ovvero in dialetto i ramassin, lo facciamo scoprendo insieme i loro metodi di raccolta e siamo andati insieme in un frutteto. Si è ormai conclusa la raccolta delle susine damaschine, cosiddetti ramassin o dalmasin, la cui coltivazione è storicamente radicata nel Saluzzese e nel Monregalese. I tecnici Coldiretti stimano almeno 70 ettari di coltivazione specializzata, che con la produzione hobbistica e domestica arrivano ad almeno 100 ettari di superficie coltivata, per una produzione media di 150-200 quintali ad ettaro. Scopriamo quali sono le caratteristiche e il modo di raccolta del Ramassin visitando prima un frutteto in pianura a Revello, poi un'incollina nell'area che vanta la maggior concentrazione di Ramassin, la Valle Bronda. Siamo con un giovane produttore agricolo, frutticolo, che ha deciso di proseguire l'attività del papà investendo in una specie frutticola locale molto tipica al Ramassin. È da circa dieci anni che investiamo nei Ramassin e io, è circa sei anni che sono subentrato nell'azienda di mio papà e la faccio andare avanti. In totale abbiamo circa un ettaro e mezzo di ramasin che corrispondono a 1100-1200 piante. La scelta di coltivare ramasin nella nostra azienda che è un'azienda di pianura è una scelta un po' tipica in quanto è una coltivazione tipica delle colline del Saluzzese e del Cuneese. E abbiamo deciso di investire nel ramasin perché è una coltivazione tipica piemontese e quindi vogliamo portare avanti le tradizioni del nostro territorio. Come funziona l'impianto a rete in cui ci troviamo? Allora questo impianto viene raccolto con delle reti eh, che sono disposte alla base della pianta e vengono tirate prima della raccolta. Eh, il frutto una volta maturo cade dalla pianta e viene raccolto all'interno di queste reti eh, dalle quali passiamo ogni giorno a raccoglierlo eh, per metterlo nelle cassette nelle quali verrà poi spedito sui mercati. Come è andata quest'anno l'annata, da punto di vista sia climatico che di mercato? Ah, dal punto di vista climatico è andata bene, però c'è stata a luglio una giornata di pioggia eccessiva, la quale ha fatto cadere tutti i frutti eh, concentrati in pochi giorni, e quindi c'è stato un eccesso di offerta che di conseguenza ha fatto crollare i prezzi del, del prodotto. Prospettive per il futuro? Secondo me, Ramasin ha buone prospettive per il futuro, nonostante quest'annata non sia stata delle migliori, e soprattutto bisogna cercare di promuovere questo prodotto locale e farlo conoscere anche al di fuori del Piemonte perché è un frutto molto buono e molto dolce da mangiare. Da Revello ci siamo spostati in collina a Castellar. Siamo in Valle Vallebronda, nell'areale di origine, perlomeno origine piemontese, di una cultivar molto particolare di origine siriana. Sì, assolutamente. Siamo in uno dei due luoghi di origine, uno è il Monregalese e l'altro è la Valbronda. Qua siamo a Castellar, il primo paese della Valbronda e comprende oltre a Castellarci anche Pagno e Brondello eh, dove storicamente è stato scoperto, ma non è stato scoperto perché è stato importato dai Saraceni eh, nell'antichità. All'inizio era una cultura che si eh, piantava solo dove non c'era possibilità di irrigazione oppure nei terreni poveri ai bordi delle vigne. Eh, poi col passare del tempo, eh, visto l'interesse che è aumentato poi con, con gli anni, cominciato a, abbiamo cominciato a strutturare degli impianti che fossero più ordinati, anche più redditizi e anche più facili da raccogliere, perché fino a vent'anni fa si raccoglievano ancora tutto per terra e non c'era il montaggio delle reti. E questo montaggio delle reti ha facilitato il tutto. Quali sono le principali caratteristiche della Ramassin? Eh, Ramassin è assolutamente unico. E, sia per dolcezza che acidità del frutto e anche per questo colore bluastro ricoperto di pruina che lo, lo fa, fa sì che sia inconfondibile. Molto buono, molto appetitoso, fresco, ma si può trasformare sia in, in frutto secco perché è molto facile da far seccare, sia in marmellate che in frutta cotta, in realtà molto salutare, presenza di antociani e quindi parliamo di un prodotto salutare. Un prodotto che dicevamo è tipico della Valle Bronda ma anche del Monregalese. Sì, qua in Valle Bronda si chiama Ramassin, nel Monregalese vengono chiamati Dalmassin. In realtà sono tutti nomi che eh, hanno origine poi dal, dalla Siria, quindi da Damasco. Uh, è probabile che siano stati trasportati come frutto secco quando ci sono state le invasioni saracene. I primi a coltivarli, um, al di là del, del, proprio del pezzettino dell'orto, sono stati i monaci, poi di pagno, in realtà c'è un monastero molto antico, e sembra che le prime pubblicazioni, le prime notizie che abbiamo un po', diciamo, tra, tra virgolette, scientifiche arrivino proprio da lì. In Valle Bronda esistono due mercati tradizionali delle Ramassin, che si tengono ogni sera per tutto il periodo di raccolta pagno in frazione San Lazzaro di Saluzzo. In più, negli ultimi anni, la produzione di Ramassin ha allargato i propri orizzonti, guadagnando nuovi sbocchi di mercato fuori provincia. Ha lavorato in questa direzione il consorzio Ramassin del Monviso Valle Bronda, nato per la promozione e la valorizzazione delle susine damaschine. Siamo con uno dei fondatori del consorzio di tutela del Ramassin, come è nato? Ma è nato tramite un po' di produttori, in due anni ci siamo, abbiamo raddoppiato più o meno i produttori per promuovere il Ramassin non solo in provincia di Cuneo ma anche fuori dalla provincia di Cuneo quindi abbiamo detto ci siamo messi insieme per fare qualche numero in più di, di, di chili Incestinato si poteva valutare di fare anche mercati fuori, come ho detto prima, dalla provincia di Cuneo e quindi in quella maniera lì di forse avere eh, per pubblicizzare e promuovere questo prodotto che è raro e tipico solo della Valbronda. Tu coltivi Ramassine da quando? Ma io coltivo mio papà coltivava Ramassine, mio nonno coltivava Ramassine. Io ho solo eh, aumentato un po' la produzione per avere proprio questi quantitativi, avere qualche quantitativo in più da poterlo portare anche fuori, non solo in provincia di Cuneo e poi migliorando anche solo la parte eh, eh, raccolta, perché una volta si aveva anche già abbastanza eh, superficie, ma il, il problema era poi raccoglierlo. Adesso con questi impianti, con le reti in sospensione, si fa più veloce e quindi giustamente riusciamo a avere anche più ettari e a, a raccogliere eh, quantitativi superiori in meno tempo possibile. Quanto al mercato negli ultimi anni, come l'hai visto cambiare? Negli ultimi anni siamo contenti, piano piano i prezzi aumentano, quindi vuol dire che non c'è un calo di, di, di prezzo, quindi vuol dire che comunque il prodotto piace anche in giro dove non è conosciuto. Ci sono prospettive di crescita di sicuro, eh, anche sia sul livello di campagna, quindi di, di aumentare la produzione di ettari e sia di prodotto. Ed ora ci spostiamo nella vicina Liguria per il mercato di Campagna Amica San Bartolomeo, che non finisce, anzi prosegue durante il periodo estivo. Protagonista ancora un'importante azienda, premiata Oscar Green. Eventi in primo piano dall'Astigiano, con la fiera agricola a San Giorgio Scarampi, e poi torneremo ancora in provincia di Cugno per un importante gemellaggio che vede protagonisti due formaggi, il Raschera e la Fontina Valdostana. I mercati di Campagna Amica non vanno in vacanze nel ponente il meglio del chilometro zero venduto direttamente dai produttori lo potete trovare tutti i mercoledì mattina presso i giardini primo maggio a San Bartolomeo al mare. Frutta e verdura di stagione, miele, conserve, olio, olive ma anche piante aromatiche e lavanda. Tutti i prodotti sani e genuini di qualità garantita dal marchio Campagna Mica. Monica, con quali prodotti sei presente al mercato di San Bartolomeo? Allora, io sono presente con il fresco quindi con dalle melanzane, patate, zucchine, cetrioli, cipolle, e pomodori e fagiolini e in più ho tutta una gamma di trasformati dal sottolio all'agrodolce, delle creme, delle basi di preparazione, dei sughi e la parte di, della verdura disidratata. Siamo qui a San Bartolomeo in piazza eh, primo maggio, nei giardini di primo maggio, tutti i mercoledì dalle 8 fino all'una è un mercato nuovo per cui bisogna venire a vedere direttamente qui, così avete la sicurezza di comprare dei prodotti freschi direttamente dal produttore senza avere passaggi. Non soltanto frutta e verdura al mercato di San Bartolomeo, ma anche piante aromatiche? Certo, abbiamo una diversificazione di piante aromatiche, anche particolari, come l'erba ostrica, l'erba fungo. Che si possono usare fresche nelle insalate da lederina terrestre da, da, dalla perilla lo scisso peperoncini di diverse varietà smarino salvia timo maggiorano origano ecco erba cipollina una pianta per ogni gusto sì certo una pianta per ogni gusto la lavanda direttamente da pigna a san bartolomeo al mare sì, siamo presenti qui con i nostri prodotti alla lavanda, dagli oli essenziali, agli idrolati, alla parte cosmetica, quindi crema viso, crema mani, acque di vario tipo, ai sali da bagno, fino ad arrivare alla parte alimentare con i biscotti fatti con il fiore seccato di lavanda officinalis, la vera e propria lavanda. Siamo anche presenti qua con il presidio slow food del fagiolo bianco di Pigna. Tutti i mercoledì eh, dalle 8 alle 13 nel giardini primo maggio qua a San Bartolomeo al mare con i miei prodotti alla lavanda e tantissimi altri prodotti a chilometro zero della zona. Sono Emanuele Rocca, titolare dell'azienda agricola La Cascinella. Siamo quelli che hanno fatto il progetto sui migranti di Sesti Levante, il progetto è una cosa assai ampia e che prevede un impegno quasi, vorrei dire quasi a vita però, è quello che noi cerchiamo di fare è questo, tutto parte da dare dignità all'uomo, ovvero cosa vuol dire? ospitare un migrante per fargli fare una cosa che non gli interessa o tenerlo lì per sfruttarlo perché magari tipo, non ci andava bene. Noi dovevamo cercare persone in mezzo a questi ragazzi che fossero anche un po motivati via, che gli piacesse proprio, proprio il mestiere ecco, de, 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 dell'agricoltore e facendo una selezione abbiamo cominciato a integrare qualche ragazzo, ha potuto specializzarsi qui nella mia azienda nel settore zootecnico con capre e maiali, nell'apicoltura e nell'orto. Quelli che usciti da questo percorso, che si sono dimostrati volenterosi ma più che altro che hanno, hanno visto la passione e il futuro in questo mestiere, e abbiamo deciso di tenerli. Come abbiamo fatto praticamente? All'inizio li, li abbiamo assunti noi. E facendocene carico al 100% con, aiuto, con gli aiuti di due o tre associazioni private, umanitarie, associazioni che solitamente operavano in Africa. E adesso Il, pro, il progetto andrà a concludere in questa cosa qui, noi creeremo una, una società agricola semplice che sarà totalmente condotta diciamo, dai ragazzi. In questa società non ha limite, nel senso che ci possono entrare uno, due, tre, dieci, dieci ragazzi, quanti se ne riesce, e far gravitare sempre ragazzi all'interno de del nostro progetto, siano questi migranti o persone disagiate, comunque sia anche nazionali o via dicendo anche persone con disagio psichico ecco noi stiamo lavorando anche con questi ragazzi qua stiamo cercando di attivare un altro progetto all'interno del progetto per riuscire ad aiutare anche questi ragazzi l'obiettivo principale era proprio che loro contribuissero al recupero del territorio e a fare qualcosa che gli piace quindi ecco, quindi, ecco lì la dignità dell'uomo dove esce fuori fin poi arrivare a un vero e proprio stipendio ecco quindi quelli che i ragazzi che sono qua sono ragazzi che sono praticamente usciti da da varie, da varie problematiche sono tutti arrivati col barcone da Lampedusa la cosa importante è che no, non vanno van in giro a chiedere l'elemosina ecco perché gli è stato dato loro una possibilità eh, dare un'opportunità a una persona è una delle cose più belle che ci possa essere então, il progetto si sviluppa tra si Levante, Monte Domenico, Villa Loto. Villa Loto abbiamo trovato dei proprietari che hanno concesso 3 ettari di terreno proprio per questi ragazzi dove stiamo cercando di impiantare un carciofeto, integrazione al 100% e così è fatta. <ride> Ecco, con piacere ogni anno ci troviamo nei nostri studi per presentare, ma soprattutto per invitare tutti i nostri telespettatori non solo a partecipare alla vostra fiera, si parla di bovini, ma non solo, si parla di San Giorgio Scarampi, dunque siamo in provincia di Asti, l'appuntamento per tutti è domenica 25 agosto. Sì, domenica 25 agosto eh, si svolgerà la diciannovesima edizione della rassegna del bovino castrato di razza piemontese. È un momento particolarmente atteso non solo dagli allevatori e dai macellai, ma eh, da molti turisti che in questo periodo affollano le nostre colline perché eh, hanno modo di eh, vedere eh, questi capi magnifici di razza piemontese che eh, gli allevatori esporranno eh, sul nostro territorio. Abbiamo detto domenica 25, sarà una giornata intensa e ci vuole ricordare i momenti più importanti. Sì, dal mattino presto inizierà l'affluenza del, del bestiame, eh, in seguito una commissione appositamente nominata dal comune giudicherà i capi migliori che verranno poi premiati e nel frattempo eh, ci sarà un'esposizione di prodotti tipici locali e non solo per le vie del paese perché questo è il secondo anno eh, in cui la facciamo proprio nel paese. Quanto è importante soprattutto dal punto di vista turistico ma anche economico il bovino castrato piemontese per il suo comune? Ma per il nostro comune diciamo che eh, si vive esclusivamente di agricoltura, quindi moscato, nocciole allevamento. e allevamento. Nelle zone più impervie eh, ci sono questi pascoli dove mh, i bovini eh, si foraggiano da soli e quindi stanno anche bene dal punto di vista del benessere animale perché sono all'aria aperta, nel, nella stagione estiva sono, pascolano in un clima gradevole perché siamo già a circa 600-700 metri di quota, quindi non eh, si soffre particolarmente il caldo e, e quindi eh, si riesce a eh, mantenere questi territori grazie anche alla presenza di questi bovini. Ricordiamo ancora Sindaco che domenica 25 agosto ci saremo anche noi e ci saranno le telecamere e le telecupole con il nostro Pino Miller. Sì, sicuramente come ogni anno Pino Miller registrerà una trasmissione di Scaccia Pensieri e vi aspettiamo con, con piacere. La Raschiera, il formaggio tipico del Monregalese, delle valli monregalesi e la Fontina, formaggio tipico della Val d'Aosta. Si sono gemellate qui a Frabosa Soprana e anche a Frabosa Sottana, su tutte le montagne della Valle Maudagna, in occasione della Sagra della Raschiera dal Peggio, che è l'appuntamento tradizionale di Ferragosto a Frabosa Soprana. Oggi si celebra una sorta di gemellaggio diciamo, tra la Fontina e la Raschiera registriamo queste interviste nel giorno di Ferragosto, che è il giorno della della sagra della Raschera qui a Farbosa Soprana, Iole Caramello Sindaco, facciamo un primo bilancio di un evento che è l'evento clou dell'estate qui a Farbosa. Sì, è l'appuntamento più importante dell'estate Farbosana e ormai sono 46 anni che il Comune di Farbosa organizza questa sagra in collaborazione, anzi in stretta collaborazione con la confraternita dei Cavalieri della Raschera, rappresentati dal Gran maestro dottor Basso. L'organizzazione spazia su tanti, tantissimi aspetti. Noi con la la saga della schera vogliamo proprio festeggiare il formaggio che è tipico delle nostre montagne e che è diventato anche un po' il simbolo di Faboza. L'immagine del rifugio Balma popolato da tantissimi turisti il giorno di Ferragosto è la plastica rappresentazione del rapporto che c'è tra la monticazione, la zootecnia e il turismo, perché qua si viene a cercare questo prodotto. Esatto, qui c'è proprio questa sinergia fra turismo e agricoltura e allevamento. Che, allevamento che vuol poi dire eh, formaggi, che vuol prima latte e poi formaggi. E qui è proprio un po' il cuore di tutta la zona del Frabosano dove c'è questa possibilità. Eh, intanto verso la zona che guarda verso il mare ci sono i tre pascoli del, di Magliano Alpi, che sono quelli, il primo. Pascolo raschera, come il lago raschera, che ha dato il nome al nostro formaggio. Quindi anche storicamente queste zone sono sempre state eh, il fulcro della produzione e non solo della produzione, ma anche della nascita di questo gioiello caseario. Ecco, possiamo dare un'idea di quanti allevatori ci sono su queste montagne, quanti capi e quindi una produzione che, che resiste, insomma? Sì, qui eh, vengono a monticare circa tra i 1200 e i 1500 capi in tutta la vallata qui e anche in quella dell'Ellero che è dall'altra parte del, Mont, del Mondolè, ehm, con diciamo così, un, un impegno da parte di maestranze che può raggiungere anche le 60-70 persone, quindi è anche un una fonte di reddito, una fonte di lavoro, soprattutto per i giovani se hanno voglia di fare queste vite, perché sono vite di privazione, ma nello stesso tempo sono anche vite di soddisfazione, e di contatto diretto con la natura che non tutti i mestieri, non tutti i lavori ti possono dare. Quindi è un'opportunità in più anche sotto l'aspetto lavorativo che queste zone danno a giovani o a volenterosi che vogliono cimentarsi con i malgari classici che portano i loro armenti su in montagna ad avere una possibilità di lavoro. Ecco. Ed ora torniamo ancora in Provincia di Cuneo con Francesca Vinai, scopriamo come sta andando la campagna delle pesche che è nel vivo e poi ancora dalla Provincia di Cuneo importanti risultati per quanto riguarda il turismo rurale e outdoor. Siamo nel pieno della raccolta delle pesche. Scopriamo come sta andando la campagna quest'anno con i tecnici col diretti e i frutticoltori cunesi. Come sta andando sinora la campagna? Ma allora la campagna per noi è iniziata con un netto anticipo, abbiamo avuto una, una fioritura tra le più precoci di sempre, dopodiché una primavera abbastanza fredda e il concatenarsi di diverse situazioni ci ha portati al momento attuale in cui la maturazione è addirittura di qualche giorno in ritardo rispetto all'anno scorso, per cui le cose si sono eh, ripianate. Ecco. Eh, un inverno molto caldo ha fatto partire precocemente le piante. Eh, poi dopo però la stagione è ritornata alla normalità, adesso abbiamo un inizio di raccolta normale. Quest'anno la stagione è stata particolarmente eh, interessata nella fase iniziale, soprattutto molto presto, ancora a ridosso delle gelate invernali abbiamo avuto delle grandinate precoci che in provincia hanno creato eh, parecchio danno, per fortuna mitigato dagli impianti antigrandine che sono disponibili in molti appezzamenti. Anche la cimice asiatica colpisce la pesca, anzi, la pesca è una delle colture più colpite da questa emergenza fitosanitaria. Eh, sicuramente sappiamo che la sola lotta fitoiatrica, cioè la lotta con gli antiparassitari, sarebbe eh, difficile se non impossibile, per cui ci si sta attrezzando con ehm, dei sistemi di cattura massale e nei casi in cui il danneggiamento da parte della cimice asiatica è più elevato, sulle zone o sulle coltivazioni più appetite gli appezzamenti vengono addirittura chiusi con una rete antinsetto che ne previene eh, l'ingresso. Siamo a San Chiaffredo di Tarantasca eh, in un peschetto con Alberto Dutto della Società Agricola Le Tre Rose. Come sta andando la raccolta delle pesche quest'anno? Bene, sta andando bene. Il clima aiuta, ha fatto caldo, sta facendo caldo. C'è un'ottima produzione, quest'anno non abbiamo avuto danni eh, per, dovuti alla grandine, eh, quindi sì, direi che, direi che la campagna è buona sinora. Sì. E quali varietà coltivate? Allora, noi abbiamo una serie di varietà: abbiamo le tarine e pesche tradizionali, abbiamo, abbiamo alcune varietà che sono coltivate da questa azienda da almeno 30 anni, che appunto sono ideali per, per la vendita diretta. Abbiamo Abbiamo, diciamo, trovato, abbiamo trovato le varietà che piacciono, convincono i nostri clienti. Qualche esempio? Ah, Per esempio eh, il top che abbiamo si chiama Regina, è una vecchia varietà molto dolce, molto buona e la pianta rende, rende parecchio. E anche considerando che abbiamo delle piante che sfiorano i 20 anni si continua ad avere un'ottima produzione. Un Dietro di noi invece vediamo delle big top. Queste sono big top, sì. Anche queste piante hanno circa 20 anni e continuano a darci soddisfazioni. Poco fa mi raccontavi che voi raccogliete le pesche mature sì. sulla pianta. Sì, assolutamente. Eh, cerchiamo, di, cerchiamo di raccogliere la frutta, quando, le pesche quando è matura. Eh, quindi dolce, essendo che facciamo vendita diretta, abbiamo il mercato il mercato di campagna amica a Cuneo e eh, qualche negozietto eh. E per, per noi è importante raccogliere il frutto quando è maturo quindi anche morbido insomma è, è sempre stata la caratteristica della nostra azienda questa poi considerando che abbiamo le celle frigo anche possiamo permetterci di farlo insomma quello che non, non viene venduto in giornata sta in cella e nel giro di in genere 5 giorni una settimana va via milena come ci raccontava poco fa tuo fratello alberto la vostra società agricola investe totalmente nella vendita diretta e avete scelto di Fare vendita diretta sotto l'egita di Campania Amica. Campagna Amica non è solamente l'unione di chi fa vendita diretta e basta, ma è, si è sinonimo di tracciabilità, di qualità e comunque un marchio che garantisce al consumatore un, un certo prodotto. Noi praticamente facciamo vendita diretta da sempre, cioè da quando mi ricordo perché è stata un'esigenza proprio pratica nel senso che non avevamo ancora le celle frigo quindi a fine degli anni 60 hanno deciso di, di mettere un tavolino con due rose e un piatto di pesche e da lì è iniziata la vendita diretta grazie a mia mamma poi papà ha fatto le celle frigo però abbiamo continuato in questa strada semplicemente per eh, dare un prodotto maturo al punto giusto come credo che abbia già detto mio fratello e soddisfare noi e il consumatore finale per quel che riusciamo e quindi per questa cosa era logico aderire a campagna amica aderiamo al mercato di campagna amica in Piazza della Costituzione a Cuneo il sabato mattina, è un'esperienza un impegnativa ma molto soddisfacente perché poi hai direttamente il, il cliente finale che ti può dire, il consumatore che ti dice anche le cose che non vanno, a parte anche farti complimenti perché magari la frutta è buona, che quello ci sta fa piacere, però è anche bello perché se c'è qualcosa che non va puoi dare direttamente la spiegazione, cosa che non succede se logicamente la frutta la compri al supermercato. I frutticoltori che non fanno vendita diretta sono le prese con gravi criticità legate a modalità e a tempi di pagamento eccessivamente lunghi, ma non solo. Dal punto di vista commerciale come sta andando il mercato? Ci sono delle problematiche in atto? Sì, le problematiche non sono nuove, sono delle problematiche di tipo strutturale, prima tra, tra tutti il problema che il produttore non sa mai quanto valgono effettivamente le pesche, lo saprà a Natale o in alcuni casi anche dopo e questo è un notevole freno per gli investimenti nel settore, un notevole freno per il, il settore stesso. Dall'altra parte eh, esistono poi nella peschicoltura dei problemi strutturali seri, l'embargo russo, il fatto che in Italia le produzioni si stiano spostando sempre di più verso il sud, che non sono sicuramente situazioni di facile soluzione e occorre assolutamente che la filiera si trovi e ci si metta d'accordo una volta per tutte su quelle che sono le necessità primarie del comparto e poi su come salvare un settore così importante per la nostra agricoltura. Nell'estate 2019 l'agriturismo si conferma formula vincente di ospitalità. In provincia di Cuneo, gli agriturismi vanno verso un'offerta sempre più ampia e diversificata di prodotti, servizi e esperienze che i visitatori apprezzano perché amano entrare in contatto con i produttori agricoli, acquistare direttamente i prodotti presso i punti vendita aziendali di Campagna Amica e di Gustavo. Il boom del turismo enogastronomico e a contatto con la natura fa crescere le presenze negli agriturismi anche nel Cuneese. Sì, anche nel Cuneese stiamo registrando da anni ormai un aumento delle presenze negli agriturismi e diciamo che anche questo inizio di estate 2019 conferma ulteriormente questo trend. In questo scenario Campania Amica davvero protagonista. Sì, in questo scenario la rete di Campania Amica fatta di tanti punti di vendita e anche dagli agriturismi di Campania Amica offre diciamo, ai, ai cittadini italiani, ai visitatori, stranieri e quant'altro una gamma di ospitalità e di prodotti veramente, veramente importante. Credo che poi la provincia di Cuneo, anche per la dislocazione, se noi possiamo offrire una varietà di, di paesaggi, se così vogliamo dire, e anche di offerta, dalle langhe tradizionali a quelle che sono le pianure nostre del Cuneese, a quelle che sono anche le montagne. Infatti in questa stagione ci sono dei turismi in quota che sicuramente danno anche la possibilità di usufruire di questa ospitalità in quota. Dobbiamo anche poi constatare che questo è il periodo dove ci sono più coltivazioni, più produzioni in atto e quindi credo che anche la cucina, la stessa cucina degli agriturismi, molto attenta alle peculiarità delle produzioni, dà sicuramente dei piatti tipici, dei piatti diciamo secondo quella che è il chilometro zero ma secondo anche quello che è la stagionalità. E questa stagionalità offre sicuramente molto ai visitatori e agli ospiti. È stato recentemente presentato a Cuneo nella sede della TL Cunese un ambizioso progetto di sviluppo del turismo outdoor, ossia all'aria aperta. e il cosiddetto Piemonte Mito, promosso dalla Regione Piemonte nell'ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera Alcotra tra Italia e Francia. L'obiettivo è costruire una strategia turistica senza confini dal Monte Bianco alla Costa Azzurra promuovendo esperienze integrate e rafforzate dalle risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Per quanto riguarda le ricadute di questo progetto, l'obiettivo ultimo è quello di stimolare, di creare occasioni di ricaduta economica anche su territori che sono meno centrali rispetto agli itinerari più battuti, più conosciuti della nostra regione. Quindi si aprono delle opportunità per gli imprenditori locali o per sviluppare nuove attività, per inventarsene di altre o anche per chi vuole venire a impiantare un'attività imprenditoriale legata alla filiera. È chiaro che se promuovo l'outdoor, se promuovo dei percorsi in bicicletta ci sarà tutta la filiera di chi dalla sostituzione delle, e la manutenzione delle, delle biciclette al noleggio, agli spostamenti, all'abbigliamento e c'è anche la componente di eh, accoglienza e di ospitalità. Ecco che allora, Tante forme di ospitalità sono possibili, c'è la componente anche agrituristica che non è focus principale del progetto ma che sicuramente beneficerà di questa attenzione maggiore, di questo sforzo di creare delle offerte più evidenti e l'agriturismo naturalmente si sposa perfettamente con un concetto di turismo lento, di riscoperta di eh, luoghi un po' meno noti, di eh, paesaggi incontaminati e quindi la trovo uno degli elementi che beneficerà del, del progetto PITEM. Negli ultimi anni l'enogastronomia ha assunto un ruolo chiave nel turismo sia sul fronte del comportamento dei turisti sia su quello dell'offerta. Il decreto sull'enoturismo, pubblicato lo scorso aprile, offre finalmente un quadro normativo ad una serie di attività dalle grandissime potenzialità che sinora le aziende vitivinicole hanno svolto utilizzando gli strumenti a loro disposizione, chi nell'ambito dell'agriturismo, chi come fattoria didattica, chi ha corollario della vendita diretta. Non solo buon cibo, anche buon vino, l'enoturismo prospetta un futuro radioso per, per le aziende di Campania Amica, ma non solo. Certo, certo, l'aver normato diciamo in modo puntuale questo enoturismo costituisce veramente oggi un punto di riferimento, dove le nostre aziende, le cantine, non sono solo un punto del dove si fa degustazione e dove si possono insieme al vino degustare dei prodotti, Propriamente tipici dei, dei luoghi. Però diventa anche un punto che coniuga la degustazione con quelle che sono da sempre anche già fornite, le indicazioni sull'attività delle aziende a quelle che sono le informazioni sulle peculiarità del territorio, quindi su quello che c'è da visitare, sulla storia, su quelle cose che il visitatore, quando capita, può avere un quadro di insieme. Di tutto il patrimonio che sta visitando. E questo crediamo che sia un ulteriore aspetto verso una multifunzionalità illuminata a cui solo l'azienda agricola, che è radicata sul territorio, può e dà delle risposte. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Rotocalco Obiettivo Agricoltura ritorna puntuale domenica prossima. Vi lascio, come di consueto, alla rubrica Fedagri Conf Cooperative dedicata questa settimana, in modo particolare alla nocciola e alla sua raccolta. Come sempre, vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Arrivederci.